109 aziende e oltre 500 espositori. PT Taste, giunto la 16ª edizione, aumenta le presenze, punta sulle start-up e sui paesi emergenti. La kermesse fiorentina, dedicata al mangiare e bere bene, alla Fortezza d'Abbasso fino al lunedì 6 febbraio, ospita prodotti di tutto il paese: pasta, salumi, vino, birra, confetture. Il quadro economico in evoluzione porta una ventata di novità anche fra le aziende presenti. Rispetto al passato sono arrivate numerose start-up, realtà nate da poco e già forti sul mercato. Ci sono molte start-up, devo dire, quindi ci sono alcune start-up interessanti, quindi anche l'alimentare comincia a avere, diciamo, delle start-up di giovani che magari tornano ai mestieri dei genitori, dei nonni, oppure anche sull'agricoltura. Quindi si comincia a vedere anche il movimento dell'agricoltura che comincia a produrre e quindi essere presente anche a queste manifestazioni. Il Made in Italy trova forte riscontro in tutto il mondo, al di là dei tradizionali buyer. Per questa edizione ne sono arrivati anche da Brasile, India, Polonia, Singapore e Kirghizistan. Negli anni passati avevamo molto Stati Uniti, per esempio, ma ora si aggiungono anche altri paesi. So che c'è qualche buyer indiano e di altri paesi orientali, quindi vuol dire che l'alimentare italiano sta allargando e soprattutto queste produzioni che noi presentiamo qui, perché queste produzioni non sono di grande massa, sono, non dico nicchia perché nicchia non mi piace, perché è qualcosa di angusto, diciamo di aziende piccole che fanno produzioni poche ma di grande qualità. A PT Taste non si era mai vista una partenza così spedita. Al percorso espositivo alla Fortezza si aggiungono gli eventi fuori di Taste in giro per Firenze con iniziative gourmet.